Cari amiche e amici che ci seguite da casa, un caro saluto dal vostro Marco Pareti e Alessandro Mastrini che cura queste immagini. Con le nostre telecamere vi abbiamo portato oggi a Bevagna, esattamente dentro il Teatro Francesco Torti. Alle mie spalle c'è una platea vuota, così come la galleria, ma tra poco si riempirà di persone perché ci sarà un incontro con Pietro Bisignani che ci porterà nel mondo della musica, nella presentazione della voce attraverso. Veramente un percorso straordinario di conoscenze e competenze nel mondo della musica e di tanto altro, ma non voglio anticiparvi niente. Venite con me ai nostri microfoni, tra poco il maestro Pietro Bisignani e sentiremo anche altri intervenuti a questo meraviglioso evento. La voce attraverso. Qui si parla di bellezza, dove non è solamente la bellezza esteriore delle cose, ma anche la bellezza etica delle cose. La bellezza, prima di essere un atto artistico, deve essere sicuramente una bellezza dell'anima, una bellezza profonda, il sorriso, l'accoglienza, il dialogo. Maestro, nel suo libro La voce attraverso, attraverso cosa? Ma poi se dovesse dare una scala di valori e del messaggio che le vuole trasmettere a chi lo legge, cosa metterebbe al primo posto? Attraverso se stesso. È un po' una sua introspezione? Sì, soprattutto si arriva alle cose principalmente quando le si vivono. Ebbene, è ragionevole pensare che almeno a partire dal Paleolitico le antiche culture umane, quando comunicavano, lo facevano cantando e danzando. Pare che l'articolazione del linguaggio, dunque la parola, sia fuoriuscita dopo che l'uomo è riuscito ad articolare le dita. Se canto più forte, mi sembra di esagerare, non mi riconosco, moltissimi allievi mi hanno detto questo, non riuscivano a cantare forte, non si riconoscevano in quel tipo di forza fisica anche, che si mette in relazione con la forza emotiva. Se canto piano, mi sembra di non fare nulla, il netto contrario. Quindi se non grido non sono soddisfatto, vorrebbe dire questo, no? Potremmo chiamarlo dialogo tra un flemmatico e un sanguigno, ma anche qui non è sempre così che vanno le cose. Assessore, come è andato questo incontro? Perché ha dato emozioni, sensazioni, parlando anche di tematiche a lei note. Sì, devo dire che innanzitutto l'amministrazione comunale è particolarmente lieta di aver ripreso gli incontri della parola ai lettori, che eccezionalmente per questa occasione è diventata la parola all'autore. È un momento a cui teniamo particolarmente, questo che è un incontro di promozione della lettura. La lettura è un'attività che fa così bene a tutti noi, che ci consente appunto di rigenerarci, di passare del tempo a riflettere e a meditare. Oggi in particolare questa attività è riuscita molto bene perché l'autore Pietro Bisignani ci ha condotto attraverso un viaggio vibrante, emozionante, ci ha raccontato e ha analizzato un'espressione artistica quale quella del canto attraverso l'ausilio delle scienze umane da un lato,
la filosofia, l'antropologia, la psicologia e delle neuroscienze dall'altro. Quindi devo dire che sì, è stato davvero un incontro molto ma molto intenso ed interessante. La voce attraverso è anzitutto un promemoria che ruota intorno alla straordinaria unicità della voce umana, che vogliamo immaginare situata al centro di un ipotetico cerchio di Ippocrate. Ogni punto di questo cerchio rappresenta sia un punto di partenza che un punto di arrivo, rappresenta una piccola difficoltà, una lezione, un concerto, una competenza tecnica, espressiva, emozionale, caratteriale e musicale. E tutte queste competenze, naturalmente, ed altre ancora, puntano necessariamente ad essere puro alimento di un particolare tipo di bellezza. Una bellezza che prima di essere una qualità espressiva artistica è, e dovrebbe essere, soprattutto, una qualità umana. Qual è l'emozione che oggi tu hai provato e scovando esattamente questo percorso molto particolare che abbiamo vissuto oggi con quest'autore? Ho ripercorso proprio l'emozione che ho avuto quando una mia amica mi ha fatto conoscere Pietro. Trovare in questa persona questa somma di cultura, questa sintesi in grado di emozionare, e ha colpito il mio messaggio che ho sempre portato nel mio lavoro, cioè il rispetto per l'altro. Pietro è più di un signore, ha in ogni momento quella attenzione all'altro. La sua parola non è mai vana, è una parola partecipata. Ha sentito anche lei, quindi è con grande emozione che ho vissuto questo incontro e che ho aperto questa parentesi. Nell'ascolto di oggi e anche nella visione delle immagini c'è stata empatia, un afflato particolare con le persone che sono intervenute, dove c'è stato un coinvolgimento e il tempo trascorso è volato. Quindi il fatto di compenetrarsi ed essere un binomio indissolubile in questo momento tra palco e platea. Si è realizzato, grazie a Pietro. Noi siamo andati incontro a lui e lui ci ha offerto a piene mani tutto quanto nella vita è riuscito a fare suo. E ecco, beati gli allievi che hanno Pietro e che possano altri prendere spunto da lui, perché il giovane e l'adulto anche ha bisogno di empatia, ha bisogno di compenetrarsi, ha bisogno di sentire che parte dal cuore, e Pietro ce l'ha fatto sentire. Modo molto delicato, dove la bellezza non solo estetica ma di quello dell'educazione, del modo, della forma, dell'atteggiamento, senza dubbio è un'attività inducente alla concreta e giusta formazione. Sì, decisamente sì. Il Comune ha fin da subito patrocinato questa iniziativa, ritenendola appunto assolutamente meritevole. L'organizzazione è ripartita quest'anno in assoluta sicurezza, in base alle normative anti-Covid. Siamo all'interno del nostro meraviglioso teatro, e quindi che ha fatto da cornice anche a questo incontro, la cui organizzazione è evidentemente gran parte appannaggio della signora Mirella Palmucci, che mi sento di ringraziare sentitamente per la passione e la determinazione con la quale appunto anima tutti questi incontri. Quindi a Mirella va davvero il nostro più sentito grazie. Grazie della sua venuta qui a Bevagna, perché e le persone, la cittadinanza di Bevagna le ha dato un grande tributo, come si è dimostrato questa sera. Vuole, prima di salutarci, presentarci le due ragazze? Sì, Nausicaa Piroli. Piacere. E Katia Massa. Piacere. Bene. Complimenti, sono state bravissime anche loro. Ci vuole salutare facendo un altro piccolo pezzo, una pièce che possa con delicatezza salutare chi ci guarda.